Facciamoci sentire. Ciao. Ciao Valentina. Ciao Vale. Ciao ragazzi, ciao a tutti. E quindi qua vediamo la folla. Però senza, senza volume, sta? Ok. Ciao a tutti ragazzi, ciao. Mi sentite? Sì. Sì. Eccoli, vai. Ciao, ciao, ciao a tutti, come va? Come va? Io non vi sento bene però, cosa state facendo? Aspettando te! Vedo che c'è un sacco di gente nella piazza, ciao, ciao a tutti! Chi c'è sul palco? Allora, sul palco, Vale, ci senti? E noi col microfono. Ciao, 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 sono io con l'ingegner Migno che sta dirigendo le operazioni e sta decidendo un po' i ruoli di tutti, con Nelli, Bezzecchi, Morbidelli, Foggia, Marini, Pecco, Bulega, Manzi, Vietti e anche Uccio. Ciao, ciao a tutti, ragazzi. Ciao. Tutto a posto? E tra l'altro c'è un meraviglioso pubblico, guarda, si è riempito tutto fino ormai a arrivare. Che bello! Ciao, ciao! Moltissima gente, come bellissimo, bellissimo, moltissima gente come al solito. Ciao ragazzi! Ma siete già arrivati alla barzelletta? Migno ha già raccontato la barzelletta? No, no, ancora il reparto barzellette, stiamo aspettando proprio la chicca finale. Oh, bene. Ce l'hai in carica un paio? No, sinceramente quest'anno non sono preparato. Ecco, non ha studiato. Adesso ci penso. Te ne faccio niente un paio. Te invece, Vale, dove, cosa stai facendo? Stai finendo ancora di lavorare? Aspetta, sai che non ho sentito, ridimmi. Stai ancora finendo di lavorare? No, no, io sono in hospitality che sto mangiando. Assieme alla Franci, che vi saluta. Ciao! Aldi con gli occhiali. Ciao ragazzi. E anche Max che sta mangiando il salmone. Vi salutano tutti. Cosa stavate parlando? Siamo arrivati a fare i due campioni del mondo della Moto2, Morbidelli e Pecco. Abbiamo parlato poi di tutti gli altri ragazzi, di quello che è stato fatto. E poi parlavano dei tuoi test per la gara di domenica. Avevo una domanda. Per chi? Una domanda importante, posso farla? Falla, chi? Volevo, a tutti quelli che sono sul palco, volevo chiedere dove dormite stanotte? Andate a dormire a casa o dormite nel paddock? Io, Vale, fra un po' arrivo nel motorhome. Ok, te quindi Lucio dormi nel motorhome con me. Invece gli altri? Franco? GP Room. Nelly? Io casa. Se vai a casa, Nelly, dormire? Io vado a casa, vado. Fra poco, cioè, quando è finito vado a casa. Ok, Dennis dove dorme? A casa. A Roma. Anche te vai a casa, Dennis. GP Room. Spicco GP Room, mando, va a casa. Casa dell'amico qua. Di fronte al circuito. Dove Manzo, che non ho capito? Dormo a casa di un mio amico lì di fronte alla pista. Ah, perfetto. Mario invece dove dorme? GP Room, ok. Io a casa, ciao Mario. Nico? A casa. Nico. Vai a casa a dormire a Milano? Sì, abito lì vicino, 2 chilometri, vado a casa. Vale, la Bulega l'ha affittata la GP Room per questo weekend. Cele, vai a dormire a Tavuglio o a GP Room? No, GP Room. Ok, GP Room. E invece Migno? Io vado a casa, anch'io, vado a casa. Vai a casa, Migno? Se non addormento prima qui in piazza, vado a casa. E poi cosa fai? Domani mattina cosa fai? Ti svegli, fai la doccettina a casa? Domattina doccettina, tac, provettina, galletta, motorino, circuito. Fai colazione a casa, amico, domani mattina? Domattina sì, c'è colazione a casa, le uova di mia zia, le galline, del pollaio. Cosa mangi? Le uova nostrane, uova vere? Viene mia nonna a domicilio, mentre io mi preparo, mi fa due uova, e poi dopo...
quindi uova, ma poi, dopo con cosa andate al circuito? Con cosa vai al circuito lì? Io motorino. Motorino. Quale motorino? Il motorino del team? Che motorino? Il mio mitico Suzuki 110. Cavolo. Quindi la KTM non si arrabbia se vieni nel paddock col Suzuki. Chi? La KTM non si arrabbia se viene nel paddock con la Suzuki. Io volevo prendere l'SH, ma siccome è Honda, per rispetto della mia moto, ho preso il Suzuki. E invece Sanchio dove va a dormire? Io vado a casa perché domattina facendo la MotoGP posso arrivare un po' più tardi degli altri. Con calma. Quindi con calma. Arrivo verso le 9. Ok. Io, dimmi, chiamerei un attimo. Dai, facciamolo. La nonna di Nigno, Vale, la facciamo salutare. Certo. E qui sotto, dai, fai. Perché è un personaggino, La mamma di Mino è nata a Renzo, ragazzi. Bellissimo, guarda. Vuoi vedere il mio nipote laggiù che sei carica per preparare la colazione domani mattina? La mattina vado su. La mattina vado a fare cuocere delle uova, sì. Vale, ti mando un bacio. Ciao Vale. Grandissimo. Alla fine l'amore delle nonne, cosa gli vogliamo dire? Conferenza Skype. Senti la mia voce? Mi sentite? Sì. Pronto. Ditemi, io ragazzi, volevo solo sapere dove andate a dormire, se avete qualche domanda. Sono pronto. Avete qualche domanda? Secondo me qualche domanda. Allora, dove guardano la gara domenica? Dove guardano la gara? Domenica la gara la guardate in autodromo? Sì! E siete tutti dove? Nella curva prima del Rio? Tutta la pista. Sono dappertutto. Allora ci vediamo domenica mattina. Quando passo vi saluto tutti, uno a uno. Salutatemi anche voi, che mi vedo. Argentina! Vale, loro sono quelli. Argentina, vale! Ora! Ciao ragazzi! Loro c'erano alla gara dell'Argentina, c'erano! Va bene, io direi che possiamo salutare Vale con un grande applauso e un incitamento al weekend. Ciao ragazzi, vi mando un saluto a tutti. Divertitevi, state bene questo weekend, domenica fate il tifo, mi raccomando. Buona serata! Ciao Lucio! Lucio, ti aspettiamo, ci prepariamo la camomilla! We love you in Australia, Valle! Yeah.